polifonia, perché tutto il mio lavoro più recente è tutto improntato al dialogo fra vari linguaggi, fra varie istanze. Non mi piace che la fotografia si rinchiuda in un suo recinto, quindi mi piace farla dialogare con l'architettura, con la musica, con lo spazio espositivo. Questa mostra, che è ambientata nel Tempio di Pomona, che è uno spazio storico del centro antico di Salerno e che si offre proprio come contrappunto rispetto al lavoro di Pino Musi, ci racconta l'ultima fase della ricerca di questo artista, che da molti anni vive a Parigi ma che è originario di Salerno. Ci racconta in particolare delle periferie, ma periferie che non sono identificate, non ci sono didascalie che ci aiutano a riconoscere il luogo. L'artista non intende raccontare contesti, ma mostrarci visioni di spazi. Cioè, la fotografia ci fa vedere cose che noi altrimenti non riusciamo a vedere. La mia cifra di ricerca è legata al bianco-nero, soprattutto alla grande varietà dei grigi, perché i grigi sono colore, no? Che non è un bianco e nero nostalgico, non è un bianco e nero del ricordo. È un bianco e nero che ci aiuta a leggere i rapporti formali. Si è rivelato tutto molto entusiasmante, il luogo, il poter ristrutturare questo luogo in funzione delle opere, la disponibilità enorme del comune, ma di Scabec, di tutti, degli allestitori. Veramente è stata un'operazione che è stata fortemente desiderata e voluta, si è sentito questo e mi è piaciuto tantissimo apportare un elemento di riflessione alla città. Credo che c'è una vivacità ripresa totalmente dopo la gelata del Covid, la città si sta riappropriando rapidamente dei suoi spazi e delle sue prerogative. Tutto un fiorire di iniziative che ripropone Salerno come luogo della cultura e come luogo di dibattito, di approfondimento.